del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore Dio Onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo. Memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancora più mirabile della nostra salvezza, ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Raviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio Onnipotente, ci purifichi dai peccati e perché questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Amen. Benedicimus te.
Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando entonces? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo spirito, rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati
e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. If you are guided by the Spirit, you will be in no danger of yielding to self-indulgence, since self-indulgence is the opposite of the Spirit. The Spirit is totally against such a thing, and it is precisely because the two are so opposed that you do not always carry out your good intentions. If you are led by the Spirit, no law can touch you. When self-indulgence is at work, the results are obvious: fornication, gross indecency and sexual irresponsibility, idolatry and sorcery, feuds and wrangling, jealousy, bad temper and quarrels, disagreements, factions, envy, drunkenness, orgies, and similar things. I warn you now, as I warned you before, those who behave like this will not inherit the kingdom of God. What the Spirit brings is very different: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, trustfulness, gentleness, and self-control. There can be no law against things like that, of course. You cannot belong to Christ Jesus unless you crucify all self-indulgent passions and desires. Since the Spirit is our life, let us be directed by the Spirit.
vobiscum. Et Spiritu Tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria Tibi, Domine. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. Ed anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Verbum Domini. Ossimi Christe. Verrà il Paraclito che io manderò dal Padre. Con queste parole Gesù promette ai discepoli lo Spirito Santo, il dono definitivo, il dono dei doni. Cogliamo oggi questa parola non facile da tradurre, in quanto racchiude in sé più significati. Paraclito, in sostanza, vuol dire due cose, consolatore e avvocato. Il Paraclito è il consolatore. Tutti noi, specialmente nei momenti difficili, come quello che stiamo attraversando a causa della pandemia, cerchiamo consolazioni. Ma spesso ricorriamo solo a consolazioni terrene, che svaniscono presto, sono consolazione dal momento. Gesù ci offre oggi la consolazione del cielo, lo Spirito, il consolatore perfetto. Qual è la differenza? Le consolazioni del mondo sono come gli anestetici,
danno un sollievo momentaneo, ma non curano il male profondo che ci portiamo dentro. Distolgono, distraggono, ma non guariscono la radice. Agiscono in superficie, a livello dei sensi e difficilmente del cuore. Perché solo che ci fa sentire amati così come siamo, dà pace al cuore. E lo Spirito Santo, l'amore di Dio, fa così, scende dentro, in quanto Spirito agisce nel nostro spirito. Visita nell'intimo del cuore, come ospite dolce dell'anima. È la tenerezza stessa di Dio che non ci lascia soli, perché stare con chi è solo è già consolare. Sorella, fratello, se avete buio nella tua solitudine, se porti dentro un macigno che soffoca la speranza, se hai nel cuore una ferita che brucia, se non trovi la via di uscita, apriti allo Spirito. Egli scriveva a San Bonaventura: dove c'è maggiore tribolazione porta maggiore consolazione. Non come fa il mondo, che nella prosperità consola e adula, ma nell'avversità deride e condanna. Così fa il mondo, così fa soprattutto lo spirito nemico, il diavolo. Prima ci lusinga e ci fa sentire invincibile. Le lusinghe del diavolo, che fanno crescere la vanità, no? Poi ci butta a terra e ci fa sentire sbagliati, gioca con noi. Fa di tutto per buttarci giù, mentre lo spirito del risorto vuole risollevarci. Guardiamo gli apostoli, erano soli quella mattina, erano soli, smarriti, stavano a porte chiuse della paura. Vivevano nel timore e davanti agli occhi avevano tutte le loro fragilità, i loro fallimenti, i loro peccati. Avevano rinnegato Gesù Cristo tutti. Gli anni passati con Gesù non li avevano cambiati, continuavano a essere gli stessi. Poi ricevono lo Spirito e tutto cambia. I problemi e i difetti rimangono gli stessi, eppure non li temono più, perché non temono nemmeno chi vuol fare loro del male. Si sentono consolati dentro e vogliono riversare fuori la consolazione di Dio. Prima impauriti, ora hanno paura solo di non testimoniare l'amore ricevuto. Gesù l'aveva profetizzato: lo Spirito darà testimonianza di me. Anche voi date testimonianza. E diamo un passo avanti. Pure noi siamo chiamati a testimoniare nello Spirito Santo, a diventare paracliti, cioè consolatori. Sì, lo Spirito ci chiede di dare corpo alla sua consolazione. E come fa? Come possiamo fare questo? Non facendo grandi discorsi, ma facendosi prossimi. Non con parole di circostanza, ma con la preghiera della vicinanza. Ricordiamo che la vicinanza, la compassione e la tenerezza è lo stile di Dio, sempre. Il Paraclito dice alla Chiesa che oggi è il tempo della consolazione. È il tempo del lieto annuncio del Vangelo più che della lotta al paganesimo. È il tempo per portare la gioia del risorto, non per lamentarci del dramma della secolarizzazione. È il tempo per riversare amore sul mondo senza sposare la mondanità. È il tempo in cui testimoniare la misericordia più che inculcare regole e norme.
è il tempo del Paraclito, il tempo della libertà del cuore nel Paraclito. Il Paraclito poi è l'avvocato. Nel contesto storico di Gesù, l'avvocato non svolgeva le sue funzioni come oggi. Anziché parlare al posto dell'imputato, gli stava di solito accanto e gli suggeriva all'orecchio gli argomenti per difendersi. Così fa il Paraclito, lo spirito della verità, che non si sostituisce a noi, ma ci difende dalla falsità del male, ispirandoci pensieri e sentimenti. Lo fa con delicatezza, senza forzarci. Si propone, ma non si impone. Lo spirito della falsità, il maligno, fa il contrario. Cerca di costringerci, vuole fare credere che siamo sempre obbligati a cedere alle suggestioni cattive e alle pulsioni dei vizi. Proviamo allora ad accogliere tre suggerimenti tipici del Paraclito, del nostro avvocato. Sono tre antidoti basilari contro altre tante tentazioni oggi tanto diffuse. Il primo consiglio dello Spirito Santo è: abita il presente. Il presente, non il passato o il futuro. Il Paraclito afferma il primato dell'oggi contro la tentazione di farci paralizzare delle amarezze e dalle nostalgie del passato, oppure di concentrarci sulle incertezze del domani e lasciarci ossessionare dai temori per l'avvenire. Lo Spirito ci ricorda la grazia del presente. Non c'è tempo migliore per noi. Adesso lì dove siamo è il momento unico, irrepetibile, per fare del bene, per fare della vita un dono. Abitiamo il presente. Poi, secondo, il Paraclito consiglia: cerca l'insieme. L'insieme, non la parte. Lo Spirito non plasma degli individui chiusi, ma ci fonda come Chiesa nella multiforme varietà dei carismi, in una unità che non è mai uniformità. Il Paraclito afferma il primato dell'insieme. Nell'insieme, nella comunità, lo Spirito predilige agire e portare novità. Guardiamo agli Apostoli. Erano molto diversi tra loro. Ad esempio c'era Matteo, pubblicano, che aveva collaborato con i Romani, e Simone, detto Zelota, che si opponeva a loro. C'erano idee politiche opposte, visioni del mondo differenti, ma quando ricevono lo Spirito imparano a non dare il primato ai loro punti di vista umani, ma all'insieme di Dio. Oggi, se ascoltiamo lo Spirito, non ci concentreremo sui conservatori e progressisti, tradizionalisti e innovatori, destra e sinistra. No. Se i criteri sono questi, vuol dire che nella Chiesa si dimentica lo Spirito. Il Paraclito spinge all'unità, alla concordia, all'armonia delle diversità. Ci fa vedere parti dello stesso corpo, fratelli e sorelle tra noi. Cerchiamoli insieme. E il nemico vuole che la diversità si trasformi in opposizione. E per questo li fa divenire ideologie. Dire no alle ideologie, sì all'insieme. Infine, il terzo grande consiglio: mette Dio prima del tuo io. È il passo decisivo della vita spirituale, che non è una collezione di meriti e di opere nostre, ma umile accoglienza di Dio. Il Paraclito afferma il primato della grazia. Solo se ci svuotiamo di noi stessi, lasciamo spazio al Signore. Solo se ci affidiamo a Lui, ritroviamo noi stessi.
solo da poveri in spirito diventiamo ricchi di Spirito Santo. Vale anche per la Chiesa. Non salviamo nessuno e nemmeno noi stessi con le nostre forze. Se in primo luogo sono i nostri progetti, le nostre strutture, i nostri piani di riforma, scadremo nel funzionalismo, nell'efficientismo, nell'orizzontalismo e non porteremo frutto. Gli ismi sono ideologie che dividono, che separano. La Chiesa non è un'organizzazione umana. È umana, ma non è solo un'organizzazione umana. La Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo. Gesù ha portato il fuoco dello Spirito sulla terra e la Chiesa si riforma con l'unzione, la gratuità dell'unzione, della grazia, con la forza della preghiera, con la gioia della missione, con la bellezza disarmante della povertà. Mettiamo Dio al primo posto. Spirito Santo, Spirito Paraclito, consola i nostri cuori. Facci missionari della Tua consolazione, Paracliti di misericordia per il mondo, Avvocato nostro, dolce suggeritore dell'anima, rendici testimoni dell'oggi di Dio, profeti di unità per la Chiesa e l'umanità, apostoli fondati sulla Tua grazia, che tutto crea e tutto rinnova. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibili in omnium, et invisibili in unum. Et in unum omnium, Iesum Christum, Scendite, Gesù.
et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad esteram paras. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortus, lo Spirito Santo, atteso e invocato, oggi discende sulla Chiesa per rinnovare nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Concedi lo spirito di amore, faccia di tutti i cristiani un popolo solo. In un mondo lacerato da conflitti e discordie, la Chiesa risplenda come segno di unità e di pace. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Rinnova per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi le meraviglie della Pentecoste. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio all'umanità. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Accendi nei credenti il fuoco dello Spirito. Annuncino con la vita il Vangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengano con pazienza un dialogo schietto e disinteressato con tutti. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Soccorri coloro che soffrono e lottano per la giustizia. Tengano viva la speranza, dono dello Spirito, per credere che l'amore è più forte dell'odio. Ascoltaci, Signore. Benedici noi qui riuniti,
la forza del tuo spirito ci doni il coraggio di respingere ogni forma di egoismo e di compromesso con il male, per camminare in santità di vita. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo e il tuo Santo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio e gli vi regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
e a te, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale su coloro che hai reso figli d'adozione in Cristo tuo Figlio. Hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità è svolta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo santo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la radoni e la governi su tutta la terra, in unione con me, degno tuo servo che hai posto a capo della tua Chiesa, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode. E innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo della Pentecoste, nel quale lo Spirito Santo si manifestò agli Apostoli, in molteplici lingue di fuoco, ricordiamo e veneriamo anzitutto
la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Signor Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano, e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla nazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amantissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e disse la benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina,
perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo, sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicità, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi, ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei, santifica sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito Santo, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Miserere, Deo,
con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Amen. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Amen. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo. Amen. E la benedizione del Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia.